questo animale di peluche sta per mangiare la sua padrona. Ragazzi, cliccate il tasto iscriviti per salvarla. L'avremmo salvata? Scopriamolo! Ragazzi, vi aspetto per i primi firmacopie di una Not al Funtime il 2 settembre a Palermo alle ore 16 e il 3 settembre a Catania, sempre alle ore 16. Tutte le informazioni sovraimpressione. E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e si salvi chi può! Cioè, una delle mie paure è quello che uno dei miei peluche si svegli, diventa vivo e mi mangia! Sto guardando proprio te! Catnap! Non voglio assolutamente che si risvegli e diventi un mostro che mi mangi! Ma purtroppo a questa signora è capitato! E che ci possiamo fare? Ragazzi, che cosa è capitato a sta signora? Dobbiamo assolutamente vedere e scoprire se siamo riusciti a salvarla oppure... quel bruco ha fatto un bel pasto. Ma mi raccomando, per altri video di questo genere lasciate un mi piace ora a questo video, se no vi prenderà vita un peluche, vi mangerà. Iniziamo. Eccoci qua, iniziamo. Mi raccomando, tutti i link al video originale sotto nei commenti. Oh mamma mia, ma già subito iniziamo così. Ragazzi, questa ragazza ha un peluche a forma di bruco che mangia il pollo. Quello è un pollo! No, povero Gabby. In realtà è un gabbiano. Cosa succede qua? Aspettate un attimo che devo attivare i sottotitoli. Ricapitoliamo. Puoi dirci cosa sta succedendo a tua figlia? È questo animale di peluche. Non so dove l'abbia trovato, quella. Oh mamma mia, ma è orribile. È praticamente uno dei cugini della famiglia Adam. Presumo dalla parte di Morticia. Il suo animale di peluche stava mangiando quel cibo. Aiuto! No ragazzi, questa... no, povera ragazza. Mi sa che se la mangerà. Hai provato a separarla dall'animale di peluche? Non mi permetterà di portarlo via. No, no, per favore, no, no. Ragazzi, cliccate il tasto iscriviti ora per salvarla. Ah, ok, quella era l'intro. Ma ragazzi, io speriamo che non gli sia successo niente a sta povera, povera ragazza. Ellen è preoccupata per l'attaccamento malsano di Sofia a uno dei suoi animali di peluche. Ellen non è sicura da dove sua figlia abbia trovato questo animale. Non è un inizio tipo alla Gremlins. Non dare da mangiare al tuo animaletto a mezzanotte, se no diventa un pazzo sclerato. Ma lei rifiuta di separarsene e lo ha chiamato Signor Wiggle. Cavolo, poteva chiamarlo Giamberto. Giamberto sarebbe stato un nome più carino per un animale. Non lascia che l'animale di peluche lasci di vista. Ogni tentativo che la mamma ha di separarla la porta a urlare istericamente fino a quando le è stato permesso di riprovarci. Aiuto! Ok, quindi abbiamo questo animale domestico, che in realtà è un animale di peluche, che non vuole che sua madre gli si avvicini. E perché? La ragazza sta impazzendo e ci ha inviato questo video come prova. Aiuto! Cioè, guardate! Manco i gatti lo cibano con il pollo crudo! Ma poverino, che cosa sta succedendo? Ma la ragazza sembra Samara di The Ring. Ok, ho i miei seri dubbi che tutto questo sia reale. Però, ragazzi, dobbiamo salvare sta ragazza poverina. Se no, è lei che diventa il pollo della situazione. Quello era il rutto del bruco, no? I bruchi quando ruttano fanno... Andiamo! Ok, questi grandi baldi giovani vanno... Ray-Ban, grazie mille Ray-Ban. Vanno a salvare questa ragazza! Ce la faranno o periranno nel farlo? Boh, vediamo. Amico, perché vuoi filmare quella figlia di questa signora? È solo un animale di pezza! Non è solo un animale di pezza! Si tratta della salute mentale di una ragazzina. Cosa ne sai tu della sanità mentale? Guardato, l'è pazzo! Cioè, più pazzo dell'altro. È compito dei suoi genitori preoccuparsi. Sua madre è preoccupata. Ecco perché ci ha mandato un'email. E suo padre è scomparso. Hai mai pensato che forse suo padre se n'era andato per una ragione? Non sa di cosa stai parlando. Andiamo lì e incontriamoli.
No, povero lui, che alla fine è quello là che deve sempre riprendere tutto. Se tanto se viene mangiato non è di certo quello di destra. Ok, uomo con la cannon. Dai, su, prendi un bel cannon e distruggiamo sto animale di pezzon. Sto pezzon di animale. Vabbè, vai. Che bello, tutto è viaggio in macchina, mi devo vedere. Ma non mi interessa. Oh, 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 guardate lì, quelle luci. Niente, così. Perché mi andavo. La tua destinazione è sulla destra. Va bene, stiamo arrivando. Oh no, è la casa horror di Peppa Pig. Dai, dai, è uguale alla casa di Peppa Pig, solo un po' più bianca e grigia e scura. Incontriamoli. Va bene, tizio. Wow, che paura. Eccoci. 10 e 9 di sera. Fuori la casa. Bussiamo. Allora, preparatevi che ora incontreremo la signora Helen, che vuoi o non vuoi, secondo me, è più pazza della figlia. Signora, buongiorno, signora. Signora, apri, signora. I limoni! I limoni, signora. Ah, scusate, scusa. Signora, apra. I limoni li devo vendere. Beh, beh, per carità, nel senso, tale madre, tale figlia, giusto? Ciao. Are you Helen? Sì, Helen. Yes. Sì. Io sono lei. Cioè, io sono lei o lei sei tu? Che cosa sei tu? Esci da questo corpus! Solo con il libro La Notte al Fantasma possiamo sconfiggerla. Possiamo entrare e parlare di quello che sta succedendo? Yes. Sì. Ma stai zitto. Penso che mia figlia stia dormendo. Okay. Mamma mia, sta faccia. Signor! Signor, sta faccia proprio non ci voleva. Ok, saremo tranquilli. Dai, va bene, signore, va bene. Oh no, 12. È 10 e 12 del pomeriggio, dentro la casa. Signora, più lenta. Mia nonna è più veloce di lei. Non posso prenderla seriamente quella signora. Che cavolo fa questa faccia? Oh, buona tazza di tè. La vuoi una tazza di tè? Ok. Ok, well, Helen. Grazie per esserti seduta con noi. Mamma mia, come lo sta scrutando. Puoi dirci cosa sta succedendo con tua figlia? Beh, è molto semplice, Sherlock. È diventata rincitrullita. E questo animale di peluche a cui è così affezionata. Non so dove l'abbia trovato. Ok. Io penso che l'ha trovata nel seminterrato. No, signora Helen! Ma scusami, lei tiene un animale vivo nel seminterrato? Ah no, qua ancora non sanno che è vivo. Cioè, pensano che sia un animale di peluche normale, no? Come il mio Pingu. Ma in realtà, Pingu, sotto sotto di notte, fa le pose Jojo! Ai 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 ai! Lo chiama Wiggles. Quindi, cosa ha fatto con questo animale di peluche? Tutto! Tutto in che senso? Sì, signora, allora mi scusi, non è mio pensare in modo strano. Tutto in che senso? Ci gioca, ci dorme. L'ho persino sorpresa a farci il bagno. Ma come? Ah, lo sapevo! Allora, io lo volevo dire. Però ci ha pure fatto il bagno! Ma che problema? Vabbè. Io per fortuna ancora con Pingu non ci ho fatto il bagno. Non mi permette di portarglielo via. Hai provato a separarla da questo animale? Sì. Ma inizia a urlare e a grattarsi. Ah, scratching, tipo a grattare. Finché non lo restituisco. A volte di notte suona come ci fosse un uomo lì dentro. Oh mamma mia. Ok, quindi attualmente loro pensano che sia un animaletto classico di peluche. Ma in realtà sotto sotto è Pingu. No, 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 Pingu non sei tu, ovviamente. Non sei tu. Mi raccomando, state attenti ai vostri pinguini che vi mangiano di notte. Le manca tutto il giorno nella sua stanza. Comincio a pensare. Oh no, oh no, eccola, eccola. Aiuto, ragazzi, mi raccomando, prendete, prendete i vostri libri, prendete una notte al fantasma per proteggervi. C'è qualcuno? È sua figlia. È
eccola la figlia. Signora, che bella casa comunque. Cioè, però le posso dire una cosa? Manca una friggitrice d'aria. Cioè, se non ha una friggitrice d'aria non è una casa lussuosa. Cosa sta facendo? Mi sta dando da mangiare di nuovo. Oh no, cosa le darà da mangiare? Che cosa le sta dando da mangiare? Cosa prenderà da quel frigo? Dei polaretti? Degli yogurt alla vaniglia? Vediamo che prende. Prende il pollo. Anzi meglio, un pollo. Ha preso il pollo e il pesce pure. Pollo e pesce. Guarda quanto cibo ha. È la quarta volta che mangia oggi. Fratello, voglio vedere cosa sta facendo con quel cibo. Stiamo parlando qui, fratello. No, non ci interessa di cosa sta facendo col cibo. Ok, vediamo che va a vedere Chester. Chester, penso che sia entrata qui. Oh no, mamma mia, questa musica ansiogena. Chi ci sarà mai lì dentro? Oh, eccola la scena! Mi dà da mangiare! Aiuto! Mamma mia! Cioè, quindi Chester sta vedendo la scena e sicuramente il suo socio non gli crederà. No, mamma mia, come mangia! Guardate la ragazza come è molto felice, sta pure ridendo, contenta di star facendo mangiare il cugino di Morticia, che chiameremo Brucino, vabbè, Brucino, Gianberto, scusate, ero rimasta a Gianberto. Mamma mia, che bontà Gianberto, ma proprio... Stai impazzendo? Signora, lei è più pazza di sua figlia, sa? Ovviamente quello lì sta dicendo, ma dove caspita sono finito? In un horror show, esattamente. Bravo ragazzo, bravo ragazzo. Oh no, l'ha visto. Mamma mia, che faccia orribile. Ma perché? Non hai mai pensato di farti una maschera facciale? Chester, Parker, aspetta un attimo, aspetta. Vieni qua, ora. Ora si ritrasforma in un animale di peluche e basta. Chester, what's wrong? Cosa c'è? Il suo animale di peluche gli sta dando da mangiare. Fammi vedere. Quanto scommettete, il cliché dei cliché è un normalissimo animale di peluche. Quanto scommettete? Adesso spunta un bruco. Oh mamma mia. What's the problem? Qual è il problema? Sta dormendo. Bro, non capisci quello che ho visto, fratello. Se te lo racconto ora, tu non ci crederesti mai. Non capisci, gli stava dando da mangiare. E stava... Amico, probabilmente ci stava solo giocando. Ma ragazzi, ma quel bruco di peluche è grande così. È enorme. Non lo vorrei mai avere a casa un peluche così grande. Va bene. Quindi, ovviamente, lui non gli ha creduto di quello che ha visto. 10:34 di sera. Siamo nel corridoio. Ricordiamoci che le cose più brutte succedono nel corridoio. Ah, stanno mettendo tipo le action cam per visionare quello che vedono. Ok, ma sono wireless quelle webcam? Ora ragazzi, da queste action cam possiamo vedere tutti gli spostamenti di questo tizio. Penso che sia vivo. Anche se sei ridicolo in questo momento, non dovrebbe sprecare quello di sua madre. Cibo, cosa? Ridicolo. Aiutami a trovare una chiave. Addirittura. Cioè, gli ha messo sotto sequestro il frigorifero. E mo' alla fine. Ecco perché si mangia lei. Ecco perché. Beh, è stata tutta colpa vostra. Tutta colpa vostra. Non c'è modo di entrare nel frigo. Oh. Oh no. Mi avete chiuso il frigo. E mo' come faccio a dargli le salsicce? Come? Oh no. È proprio lì. Oh no. Oh no. Perché ci stava sbirciando? Penso che l'abbia sconvolta. Probabilmente non è abituata agli estranei. No, gli avete messo sotto sequestro il frigorifero. Vergognatevi. Scherzo. Andiamo a dormire. Devo controllare una cosa prima. Che cosa deve controllare? Aiuto. Che ansia. Vediamo che deve controllare. Allora, 10:51. Sta andando nella camera della ragazza. Penso che sia ancora qui.
Eccolo! È vivo! È vivo! E ancora c'è il pollo. Che schifo! Ma le coperte tutte sporche! Bla! Ma che schifo! Ma cos'è successo? Non te lo voglio dire. Va bene, è caduta una tazza di caffè, presu. È stato sto rumore. Chester? Chester? Oh mamma mia. Quello è pollo e pesce insieme. Mamma mia, ma che brutto che è. Chester, ti prego, scappatelo, se no ti indigester. Ti indigester proprio male. Cioè quello è il pollo, tutto schifoso. Ora lo morde. Cioè non ha fatto niente. Va bene, Parker, cosa stai facendo qui? Fratello, questa cosa si è appena mossa. Andiamo a letto, sbrigati. Beh, Chester, ci hai provato. Tu sei l'unico sano di mente qui. Forse. Ma ce la faranno i nostri eroi ad evitare che la ragazza venga mangiata? Voi sì! Perciò iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per salvarla. Allora, ecco le telecamere. Nostra stanza, sono le 2 del mattino. Fai vedere Freddy's. Stanza della mamma. Ma come dorme? Ma quella è poi palesemente mia madre quando dorme. Chiudi quella bocca che è dentro le mosche. Vabbè, non se la chiude. Ovviamente il corridoio e la stanza della ragazza. E come guardate, ha gli occhi aperti. Oh no. Oh, ah. Eccolo. Il suo animale di peluche. Il suo animale di peluche è tipo un ragno bruco. È un bruco ragno. Oh no, oh no, sta uscendo di lì. Voi dormite in quel letto sudicio. Che schifo, black. La madre qua è ancora viva? Penso di sì. Sei ancora viva? Oh no, ma ho paura. No, ti prego, ragazzina, scappatene. Fa qualcosa. Dagli un, non lo so, una crocchetta. Dagli una chicken bag nuggets, qualcosa. Allora ragazzi, stanno ancora tutti dormendo, certo lei. Per favore, dammi il cibo. Ne ho bisogno, ora. No, non te lo posso dare il cibo. Aiuto, aiuto ragazzina. Ragazzi, dobbiamo salvare quella ragazza. Dobbiamo salvare adesso quella ragazza. Questa è colpa vostra, colpa vostra. Cioè lei è in pericolo solo perché avete barricato il frigo, vergognatevi. No ragazza, dai, che forza che ce la fai. Dai un calcio, un pugno, non lo so. Metti una granata in bocca, no, così, troppi film ho visto. Oh no, è diventato aggressivo. E loro dormono. Sogni beati. In questo momento loro due stanno segnando la sigla di Pollon. Pollon, Pollon combina guai. Oh, svegliatevi! La madre ha cambiato posa. Ora è una madre con la bocca aperta sexy. Non avete paura. No! No, ti prego. Perché? Perché? Io l'ho detto. Ovviamente si sta mangiando lei, perché lui non ha il cibo, quindi se la sta mangiando. Ti prego, perché? Oh, ancora che dormono, non sentono nulla della ragazza. Mamma mia, ma sta casa è insonorizzata meglio di casa mia. Tra l'altro, ragazzi, queste sono le musiche di FNAF. Cioè, sentite i suoni, queste sono le musiche di FNAF. Oh, se l'è mangiata. Se l'è mangiata. Ragazzi, c'è ancora speranza che la risputi fuori? No, ragazzi. Ragazzi, no, ci deve essere speranza che la risputi fuori. Fateli venire un'indigestione. Se non esce dalla bocca, esce dal di dietro. Da qualche parte deve uscire. Oh no. No. Ora, no, ora sta andando da altre parti. È un bruco, praticamente. Un maledizione, è un bruco. Ora si mangia pure Helen. Helen è la prossima che si mangerà. È troppo succulenta, lo so bene ragazzo. Lo so bene, I feel you. Ti capisco. Oh, eccolo, è uscito strisciando. Mamma mia. Io non so se prendere questi video seriamente o ridere malamente. No, poveri, ma è un bruco messo malissimo. Ovviamente i bruchi brucheggiano. Guardate come si muovono i bruchi. Vabbè. Il suo animale di peluche non è proprio un animale di peluche. Guardate come sculetta. Vai, vai, mamma mia, questo sì che è twerk. Ehi. Ehi. Cosa sta succedendo?
Chester, tu e i tuoi occhiali da sole in mezzo ad una stanza completamente buia siete mitici. Accendi la luce, bravo. Bro, alzati. Hai sentito? Cos'è quello? Oh no, il bruco. Gianberto si sta serpeggiando e sta andando verso la sua prossima vittima. La madre. Dobbiamo andare a controllare. Bro, no, per favore. Va bene, Chester. Vai, vai, Chester. Cerca di recuperarlo. Tranquillo, non morirete oggi. Oggi, forse tra qualche... Andiamo nella sua stanza. Di lei rimasero solo i capelli. Ma in che senso solo i capelli? Cioè, ha ruttato fuori i capelli e basta. Cioè, lei non c'è. Lei non c'è. Sono rimasti solo i capelli, guardateli. Lei non è qui. Ma non vedi che ci sono i capelli? Che indossa una parrucca? Dove pensi che sia andata? Beh, Parker. Oh, che schifo. Sherlock, fa qualcosa. Quelli sono i capelli che ha sputato con della colla di pelle. Quella è la gelatina per fare la panna cotta al culo di fragole. Che schifo! È tutta mucchina! Ragazzi, è tutta mucchina. È mucchina. Oh no, sta andando dalla madre. Ehi, cucù, mamma cara. Penso che stia andando da Helen. Cioè, quando Chester ti dice che c'è un pazzo di animale peluche che sta mangiando le persone, tu che cosa fai? Niente. Ragazzi, salviamola. Salviamola, salviamo Helen ora. Chicchetta, iscriviti per salvarla. Oh no, no, non va bene. Devono arrivare in tempo. Quanto è lunga questa casa? Nemmeno il campo da calcio di Holly e Benji, che dovevano farsi almeno 2 chilometri per andare da una parte all'altra del campo. È lì. E lì, attenzione. No. Cosa sta succedendo? Oh mamma mia, se l'è mangiata proprio. Ma oh mamma mia, Parker, quella cosa ha fatto del male. Ah! Mamma mia, che jump scare. Mamma mia. Sto ridendo malissimo. Ragazzi, è una testa finta. Comunque, cioè, non dovrebbe essere. Mamma mia, che cos'è? Oh, ha attaccato Chester. Non mangiarlo, per favore. Scappa, Chester, con gli occhiali da sole. Oh, perfetto. Ragazzi, sono salvi? Sì, dai, al diavolo tutto. Ma che mi interessa. Allora, troppo bello, ragazzi. Mi raccomando, supportate questo canale. Anche io adesso vi vado a mettere mi piace. Il video di oggi lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao.